Un cordiale saluto dalla redazione del TG6. In apertura del nostro telegiornale La Cronaca, case occupate abusivamente e atti di violenza all'ordine del giorno. Parliamo della situazione in cui vivono i residenti di Via Rimini a Montesilvano. A scendere al loro fianco è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Qui è invivibile, c'è gente sia cattiva ma anche comunque onesta che va lavorando. Mettere la musica a palla alle 2, alle 3 di notte, immagino che chi lavora alle 5 del mattino che si alza è difficoltoso. Sono disperati i residenti di Via Rimini a Montesilvano, una zona classificabile come quella del Ferro di Cavallo di Pescara. Come testimoniano le immagini, all'interno degli alloggi ADR è possibile trovare allacci abusivi alle utenze e sporcizia. Inoltre nel quartiere ci si può imbattere con cani, anche di grossa taglia, senza guinzaglio che terrorizzano i passanti. Mentre in passato non sono mancati nemmeno atti di violenza. Purtroppo con questa gente non ci si può parlare perché io ci ho parlato varie volte per il cane, perché io comunque faccio parte dell'animalista, sono. Ho cercato di parlare, ma invece sono stato mandato solo all'ospedale. A denunciare la situazione Domenico Pettinari, il consigliere regionale pentastellato chiede l'intervento di Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Non c'è più tempo da perdere, andremo adesso a verificare questi alloggi abusivi, andremo a verificare gli allacci abusivi alle utenze, come rubano la corrente e poi i cittadini onesti sono anche costretti a pagare le utenze per loro e per gli altri. Quindi l'appello che faccio forte al sindaco di Montesilvano, al presidente di Regione Abruzzo, perché qui ci serve un servizio di videosorveglianza che funzioni, perché vedremo anche telecamere completamente rotte e sfasciate, serve sicuramente un'unità fissa di polizia H24 che possa garantire la sicurezza ai posti. E poi una grande opera di bonifica, di pulizia, perché veramente c'è di tutto e più. È iniziato ieri il Festival Borgo Universo ad Aielli, 3 giorni dedicati alla cultura palestinese. Presente all'inaugurazione l'ambasciatrice della Palestina in Italia, con lei anche gli ambasciatori di Iraq e Yemen. 3 giornate dedicate alla scoperta della cultura palestinese tra concerti, arte, letteratura, iniziative gastronomiche e artigianali. Questo è l'omaggio del Festival Borgo Universo di Aielli al popolo palestinese per un legame all'insegna della pace e della solidarietà. A suggellare il gemellaggio tra l'ambasciata palestinese e il Borgo dei Murales è stata l'opera dell'artista Takis Paten, inaugurata alla presenza dell'ambasciatrice Aber Odeh, un'opera d'impatto che vuole rappresentare la guerra in tutta la propria drammaticità. Alla cerimonia presenti a sorpresa anche gli ambasciatori di Iraq e Yemen. È molto importante per noi avere questo dipinto in uno dei murales di Aielli. È importante che un artista palestinese porti un messaggio per gli italiani e per tutto il mondo sulle sofferenze che sta vivendo il popolo palestinese. È un messaggio affinché tutto il mondo si attivi per i diritti dei palestinesi. Voglio ringraziare Aielli e il sindaco Enzo Di Natale e tutti gli italiani per supportare il nostro popolo. Gli italiani sono uno dei popoli che non hanno mai dimenticato la Palestina e vorrei dire a tutti di continuare a supportarci. Un'opera d'impatto che vuole lanciare un messaggio forte, un messaggio di solidarietà al popolo palestinese, un'opera d'arte che suggella anche il gemellaggio tra Aielli e la comunità palestinese. Questo è il murales che di fatto suggella appunto il nostro rapporto che è nato l'anno scorso e che è arrivato ad essere un rapporto veramente di amicizia che va oltre i formalismi. L'opera d'arte in sé recupera quella che è il significato della street art perché vuole essere un messaggio forte di protesta contro le guerre, contro tutte le guerre di occupazione, a favore dei popoli che soffrono le occupazioni e che vivono nei territori occupati. Gaza, la Palestina forse sono l'emblema e il simbolo dei territori occupati nel mondo. Ci saranno i 3 giorni di Borgo Universo dedicati alla cultura palestinese e quindi ci sarà possibilità di mangiare cibo palestinese preparato da chef palestinesi, mostre, reading poetici, proiezioni di film e musica palestinese realizzata e cantata e suonata da artisti palestinesi. Voltiamo pagina, bilancio a poche settimane dall'avvio del nuovo anno accademico dello Stato di Salute dell'Università degli Studi di Teramo col magnifico rettore Dino Mastrocola che individua anche le direttrici di sviluppo di uno degli atenei in maggior salute e non solo in Regione Abruzzo. Ania Cantagalli. Rettore, domanda secca, all'Università di Teramo come sta?
L'Università di Teramo sta benissimo perché è una università unica e il focus anche della comunicazione di quest'anno sarà proprio questo. Noi abbiamo 5 poli di formazione che sono unici a livello regionale e a livello macro-regionale. Il polo giuridico, quindi giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione, veterinaria e bioscienze e tecnologie agroalimentari. Quindi è un, come dire, una comunità della conoscenza e del sapere che si basa su queste 5 unicità, che sono delle unicità che poi hanno dei riscontri socio-economici molto molto importanti, quindi sulla base di questo, della nostra forza, del nostro essere comunità del sapere e della conoscenza, con una forte impronta legata all'inclusione, non dimentichiamolo, all'internazionalizzazione, e quando parliamo ovviamente di inclusione e di internazionalizzazione non possiamo non parlare di pace. Basti pensare all'accoglienza degli studenti ucraini, all'accoglienza degli studenti afghani e a questo nuovo percorso unico in Italia e oserei dire anche in Europa di iscrizione delle persone disabili non in possesso del diploma ma in possesso dell'attestato di frequenza delle superiori, che si possono iscrivere a determinati corsi di laurea per conseguire un attestato di frequenza di un percorso universitario. Quindi inclusione, sostenibilità, pace. E anche dal punto di vista strutturale cresciamo e entro la fine del 22 avremo degli elementi fondamentali, quindi legati proprio al lancio del bando europeo proprio per le strutture, quindi la posa delle prime pietre, ma quindi vedremo qualcosa di concreto. Quindi continuiamo a crescere, ma continua a crescere l'entusiasmo e devo dire continua a crescere l'attenzione del territorio, inteso non solo come Abruzzo, non solo come Italia, ma come mondo verso la nostra università, piccola ma molto molto caratterizzata. Nei prossimi giorni il Comune di Chieti diffonderà le linee guida per incentivare i commercianti che non hanno pagato le imposte locali a mettersi in regola. Ne parla l'assessore comunale Emanuele Pantalone. Per contrastare l'evasione in linea con la legge 58 del 28 giugno 2019, anche il Comune di Chieti mette in campo una serie di iniziative proprio per facilitare il fatto di mettersi in regola per alcuni artigiani e commercianti. Assolutamente, stiamo portando avanti questo percorso insieme alla collega al bilancio Tiziana Della Penna, perché riteniamo che l'applicazione di questa legge debba prevedere un percorso di condivisione con le attività commerciali e soprattutto di messa in regola di quelle che ancora non lo sono. Il tutto sia per appunto una gestione virtuosa dell'ente, ma al contempo per dare il giusto merito alle tantissime, alla maggior parte delle attività che sono pienamente in regola con i pagamenti dei tributi locali. È chiaro che in un momento di difficoltà l'intento non è in alcun modo quello di voler essere da questo punto di vista rigidi quello che poi sarebbe dovuto delle attività commerciali, ma c'è la volontà di consentire loro di mettersi in regola anche alla luce ovviamente di una normativa alla quale poi subordineremo il rilascio o il rinnovo delle licenze. In un momento di difficoltà così forte per le attività commerciali, come si può coniugare questo con il fatto di mettersi in regola? Con linee guida inclusive che consentano alle attività commerciali che lo vogliono fare ma che, come ben ricordava, non hanno la possibilità, perché il momento è un momento particolarmente difficile per un contesto congiunturale che noi combattiamo quotidianamente con le tante iniziative che stanno portando gente in città, ecco, però per consentire loro di mettersi in regola, perché tutte vogliono mettersi in regola,
dobbiamo anche creare dei percorsi che possono facilitare questo processo, ed insieme alla collega al bilancio e con il mio assessorato abbiamo veramente studiato un percorso che renderemo noto nel corso dei prossimi giorni e che avrà questo intento: da una parte consentire l'attività di mettersi in regola, dall'altra comunque insomma, per un ente il pagamento dei tributi locali è qualcosa di fondamentale, oltre che in materia di gestione virtuosa dell'ente, ma anche ovviamente nel pieno rispetto di quelle che sono le normative. Il servizio era della nostra Selenia Secondi, adesso andiamo a Pescara, dove sono arrivati i nuovi monopattini che a partire da questo fine settimana saranno a disposizione di cittadini e turisti. Al termine di 2 anni di sperimentazione, il servizio di micromobilità in sharing diventa strutturale sul territorio di Pescara, arricchito negli ultimi mesi anche dalle biciclette a pedalata assistita. A vincere il bando è stata una società di Bussolenco, in provincia di Verona, la Bit Mobility, che proprio questa mattina ha completato la dislocazione di 500 monopattini. Il numero dei mezzi potrà essere implementato in presenza di manifestazioni o circostanze particolari. Si tratta di monopattini di ultimissima generazione, ha sottolineato l'assessore alla mobilità Luigi Alboremascia, con funzionalità molto più evolute che ovviamente garantiscono la possibilità di un utilizzo più sicuro. Restano poi inalterate le raccomandazioni di base sul rispetto delle norme di codice della strada, della guida con prudenza e del parcheggio responsabile. Da domani a Castelli si svolgerà la rassegna Residenza d'Artista, il cui programma è stato svelato dal direttore artistico Eleonora Coccagna. È un progetto che è partito l'anno scorso e che vogliamo prosegua nei prossimi anni, perché si tratta proprio di un processo di rigenerazione sociale e culturale del borgo, e quindi nasce nella comunità di Castelli. Quest'anno partiamo il 31 luglio con delle residenze artistiche, quindi avremo Davide Rasetti, giovanissimo teramano, musicista, compositore e polistrumentista, che porterà un lavoro per la creazione di un soundscape che poi potrà essere utilizzato anche per l'avvenire, per vivere Castelli, per vivere questo borgo, e con Arti e Spettacolo, che invece è una realtà consolidata aquilana che già l'anno scorso ha dato prova di aver giustamente interpretato quello che è il sapore di questo progetto, cioè ovvero quello proprio di interpretare la memoria di Castelli affinché non vada persa e affinché possa avere un sapore più attuale, più vicino alle nuove generazioni. E poi c'è la proiezione del cortometraggio Ratafia, che è stato diciamo registrato durante la residenza artistica dell'anno scorso ed è stato poi elaborato durante tutto l'anno, e anche lì è una nuova interpretazione di questa storia che è ormai un binomio imprescindibile di questo borgo, quindi la storia della ceramica e tutte le fasi della produzione reinterpretate attraverso corpi, suoni e parole. Questo progetto poi naturalmente continuerà a settembre, quindi ci saranno i laboratori urbani di comunità che vengono aperti, inaugurati, aprirà i lavori Lucio Argano, uno dei più grandi esponenti della progettazione culturale delle città italiane, e poi proseguirà contestualmente, ci sarà una raccolta fondi proprio perché ci apriamo già al 2023. Quindi sono tante iniziative che vogliono in qualche modo coinvolgere le comunità del territorio, le varie comunità del territorio, ma anche andando in maniera più allargata su tutta la regione, perché pensiamo che Castelli sia un simbolo per l'intero territorio abruzzese e non solo. Sappiamo quali sono stati i suoi fasti e vorremmo quindi proiettarci verso il futuro con una rigenerata immagine del borgo. Continuiamo con la pagina degli eventi. Compie 40 anni lo Spoltore Ensemble. Dal 16 al 21 agosto 6 serate di arte e cultura con Tosca, Peppe Servillo e Morgan. 40esima edizione che a breve partirà qui a Spoltore, la prima che vede Chiara Trulli come sindaco della città di Spoltore, un'emozione anche per lei. Certamente, è un grandissimo onore per me essere poi il sindaco di un compleanno molto importante, il 40esimo compleanno, e sarà un'edizione che abbiamo voluto caratterizzarsi proprio per la magia, sarà un ritorno anche alla città palcoscenico e ai fasti del grande teatro dello Spoltore Ensemble, quindi veramente un'operazione di rilancio per tornare a creare attorno allo Spoltore Ensemble
quel panorama di suggestioni che ha sempre connotato questa manifestazione proprio sulla scena nazionale. Spoltore Ensemble dovrà continuare a crescere e quindi questo di quest'anno sarà un punto di ripartenza molto forte. Come assessore anche al turismo, alla cultura, che come vede questa ripartenza anche per il comune di Spoltore? Ma stiamo ripartendo davvero la grande, molti cittadini e molte persone che non sono di Spoltore vengono, soprattutto nel nostro centro storico, cominciano ad apprezzare ancora di più la libertà e camminare per le strade del nostro centro medievale dove non c'è traffico è sicuramente avvincente. Città palcoscenico sarà questo, quindi sì, è una ripartenza che ci infonde tanto ottimismo e speranza. Sarà una grande serata che segna soprattutto una collaborazione molto importante che è quella con il Tenco Ascolta, quindi noi collaboriamo con il Premio Tenco a realizzare insomma questa manifestazione che punta a scoprire giovani talenti. Segnalo poi lo spettacolo con Remo Rapino che è una chicca, diciamo, che presentiamo di un autore così importante per il nostro territorio, e segnalo infine la presenza di una grande proposta di gratuità fortemente voluta dall'amministrazione comunale, cioè la manifestazione così tradizionale per il nostro festival che è Città Palcoscenico verrà presentata in 4 giorni e sarà totalmente gratuita e vedrà sulle strade del borgo, del centro storico, diverse animazioni dai trampolieri ai maghi, quindi diciamo spettacoli per tutti, per le famiglie, totalmente gratuite. Si apre domani, il 31 luglio, la terza edizione di Cinema Sotto le Stelle organizzata dall'ente Manifestazioni Pescaresi. Ad inaugurare la rassegna Il Grande Poeta con Sergio Castellitto nelle vesti di Gabriele D'Annunzio. Le proiezioni saranno introdotte dall'attore Ezio Budini. Siamo all'imminente avvio di Cinema Sotto le Stelle al D'Annunzio. Si comincia il 31 luglio questa rassegna di cinema fortemente voluta dal CDA. È una rassegna che ormai svolgiamo da 3 anni, è fortemente voluta dal CDA dell'ente Manifestazioni Pescaresi perché questo è un posto sempre stato considerato di nicchia, invece con questa rassegna noi riusciamo ad aprire le porte del Parco dei Teatri alla cittadinanza. Saranno 23 film, e quest'anno sarà molto importante sia la presenza culturale di alcune pellicole e sarà arricchita dal commento dell'attore Budini, che spesso e volentieri si occuperà di introdurre diversi film. E un'altra notizia molto importante è che quest'anno il 1° settembre abbiamo programmato un film che si chiama Upside Down, dove il protagonista è un ragazzo down, così da far capire che Pescara lo spettacolo e l'inclusione vanno sempre di pari passo. Ricordiamo che gli spettacoli sono sia gratuiti e sia a pagamento. Sì, ci sono tantissimi spettacoli gratuiti, tantissime anteprime nazionali, alcuni saranno gratuiti e il biglietto sarà consegnato al botteghino del teatro il giorno stesso, e poi ci saranno diverse pellicole a pagamento perché sono anteprime nazionali. La parte culturale del cinema è ormai una componente fondamentale di questa, della nostra società, e siamo contenti di avere un esperto come Budini che ci darà sicuramente un taglio diverso rispetto allo spettacolo e rispetto a soprattutto quei film che possono in qualche modo avere un significato maggiore culturalmente parlando. Poi ricordiamo che purtroppo in caso di pioggia gli eventi saranno annullati. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati, ci auguriamo che il tempo possa assisterci visto che stiamo vivendo un'estate bellissima. Parliamo adesso di sport. L'esperto di diritto sportivo Giuseppe Tambone fotografa la situazione del Teramo in bilico tra una C complicata e un eventuale piano di salvataggio da approntare in poco tempo. Da esperto di diritto sportivo non posso non chiederle un commento su quello che sarà martedì, perché qui a Teramo ovviamente si aspetta molto la Camera del Consiglio del Teramo davanti al TAR e quello che potrebbe essere l'esito e quello che è stato qualche giorno fa con l'accoglimento in seduta monocratica della sospensiva dell'istanza cautelare. Sì, diciamo che siamo in una fase dove siamo usciti dal discorso del merito, si va in quello della legittimità, quindi la strettoia c'è, bisogna dimostrare che
ci sono state violazioni di norme, di legge, regolamentari e quant'altro. È molto molto complicato, ma non per la questione Teramo, è un po' la storia e la tradizione dei tanti passaggi avuti al TAR che lo dice. Nel merito, ecco, credo che il Teramo si sia trovato in grandissima difficoltà con vari punti complicati da risolvere. Mi auguro da abruzzese, da sportivo e da dirigente legato per tanti motivi, dicevamo prima, questa città che si possano risolvere, ma credo che in questo momento la cosa importante sia riuscire a dare una visione ben oltre un giudizio di un tribunale amministrativo, perché il calcio ha bisogno di tante cose. Sì, in questo momento il lascia passare il tribunale, ma credo che abbia bisogno di un progetto vivo, concreto e soprattutto sostenibile, perché credo che per continuare con questo Teramo ci vogliono risorse importanti e bisognerà essere molto solidi e lucidi per poter ripartire, altrimenti le norme prevedono e consentono una ripartenza a un gradino più basso, senza problematiche di debiti, con una società completamente nuova che non ha nulla a che fare con le precedenti degli ultimi 5 anni, quindi l'alternativa è quella di ripartire con un percorso, forse con un nome diverso, ma si potrà sempre tornare a quello originario entro un paio di stagioni. Tramite un bando del sindaco che sembra essere in cottura. Sì, credo che il sindaco abbia il dovere di aver pronta l'uscita di emergenza. Certo, si augurerà primo tra tutti che il TAR riesca a ridare la Lega Pro al Teramo, però ovviamente deve comunque consentire nell'ipotesi peggiore di avere una via di uscita. L'ultima curiosità, si parla molto anche di multiproprietà, riguarda anche il mondo dilettantistico, perché ci potrebbe essere un potenziale rischio anche a Teramo, in caso di esito negativo al TAR, di un Giuseppe Spinelli già titolare, a quanto si legge, insomma, di un 50% di quote della Vissartena e poi anche proprietario del Teramo. Credo che l'anno scorso uno dei motivi per cui non è stato assegnato il titolo alla società che aveva superato il vaglio della città di San Benedetto è stato proprio questo, quindi sicuramente se dovranno fare un'operazione simile bisognerà evitare con molta trasparenza di presentarsi con due società. Ripresa degli allenamenti oggi per il Pescara, che ieri ha perfezionato la cessione in prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni dell'attaccante Gennaro Borrelli. Tra i volti nuovi di questa stagione c'è la scommessa Gianluca Germinario, centrocampista ventenne prelevato dal Chisola che fino allo scorso anno militava nell'Eccellenza piemontese. Gianluca Germinario, l'Abruzzo era un po' nel tuo destino, no? Per quello che è successo negli ultimi 2 mesi, la finale di Eccellenza contro l'Aquila col tuo Chisola e ora l'approdo al Pescara. Sì, diciamo che in quest'ultimo mese l'Abruzzo mi ha lasciato un segno nel cuore, perché non potevo sinceramente chiedere di meglio, a partire dalla finale di playoff, che mai pensavo di fronte a uno stadio del genere, di fronte a tutto quel tifo, di fare una prestazione così. E precisamente un mese dopo arriva questa chiamata al quale io non potevo dire di no e che mi ha dato qualcosa nel mio cuore. Abbiamo sentito che hai detto mi sono tremate le gambe. La mia prima reazione è stata proprio tremolio di gambe e mancanza di respiro. Infatti lì per lì ho detto, una volta ricevuto la chiamata, ho detto datemi mezz'ora, perché io non sapevo più cosa fare. Però pensandoci poi, parlando con i miei genitori, ho capito che era qualcosa al quale non potevo negare. Chi ti ha chiamato precisamente? Mi ha chiamato Beppe Galli e ho ricevuto la chiamata da lui nel pieno pomeriggio, era un venerdì pomeriggio, io ero in giro con i miei amici e quando mi è arrivata sta chiamata mi si sono illuminati gli occhi, sono volato subito a casa e in tempo mezz'ora l'ho richiamato e ho detto subito sì.
Senti, sul ruolo, tu sei una mezzala, però ci hai detto lo scorso anno ho giocato quasi interamente la stagione da play. Sì, perché per mancanza del nostro play, che si era fatto male, mi hanno dovuto adattare in mezzo al campo come mediano, ma devo dire che come ruolo mi è molto piaciuto, perché mi sono state date molte responsabilità e a me il compito di prendermi la squadra sulle spalle mi è sempre piaciuto, e devo dire che mi sono trovato abbastanza bene, spero di aver fatto bene in quel ruolo. Sei di, precisamente? Di Torino. E il tuo modello, io non so se sei sponda Toro o sponda Juventus, hai un modello? Juventus. Ma sei un Marchisio? Io, il mio modello è sempre stato Marchisio, anche perché lui, abitando a Vinovo, noi in giro lo vedevamo sempre, quindi è sempre stato il nostro modello. Potendolo vedere da vicino è sempre stato qualcosa di io vorrei essere come lui, quindi speriamo che in un futuro possa fare un minimo di quello che ha fatto lui nella sua carriera. Obiettivo personale di squadra per questa stagione? L'obiettivo personale è sempre quello di vincere, come ogni calciatore che vuole sempre far meglio. Il mio obiettivo personale è quello di poter sfruttare al meglio le opportunità che mi saranno date, e l'obiettivo di squadra è ovviamente quello di poter vincere, voler vincere qualsiasi cosa si possa vincere. L'intervista è stata realizzata da Andrea Costantini. Ora scendiamo di categoria. Al lavoro da quasi due settimane, l'allenatore Daniele Amaulo parla delle aspettative per questa stagione del Pineto, che negli ultimi giorni ha ufficializzato i giovani Ceccacci, ex Vastese, e Traini, e l'esperto centrocampista Losicco. Le prime sensazioni sono positive, c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene, è chiaro, una squadra, come è stato detto, molto rinnovata, c'è tanto lavoro da fare e sono partiti da via tanti ragazzi, anche come ha detto il Presidente mi sento di ringraziare tutti quanti, d'altronde l'ho fatto l'ultima cena che ci siamo visti, perché secondo me è stato fatto un buon lavoro e abbiamo fatto una parte finale di campionato importante, come ha detto il Signore sono stati valorizzati dei giovani, ritornando alla stagione che è appena iniziata. La settima, quindi per il settimo anno mi sento di ringraziare Presidente Silvio Procco per l'opportunità che mi dà, ormai faccio parte anch'io della famiglia del Pineto Calcio, sono onorato di questo e questo mi dà ancora una spinta, una motivazione in più per cercare di fare bene, per raggiungere un risultato importante. L'obiettivo è questo e abbiamo rinnovato tanto e ci aspetta tanto lavoro davanti, trovare l'equilibrio giusto e questo lo possiamo trovare stando in mezzo al campo, costruendo un gruppo importante affinché possiamo diventare una squadra importante per un campionato difficile come la Serie D. Sinceramente qualcosina, se capita l'occasione, c'è da fare. Adesso noi non ci mettiamo fretta, valutiamo bene, come ho detto un attimo fa, vogliamo prendere, non fare una rosa ampissima, però magari mettere i giocatori al posto giusto. Per fare questo non dobbiamo farci prendere dalla fretta, dobbiamo un attimo valutare la persona giusta con le caratteristiche giuste, quindi magari qualche giocatore è andato via anche ultimamente, forse in qualche reparto dobbiamo mettere una o due pedine, sicuramente sappiamo che possiamo farlo, vediamo un attimo quello che offre il mercato. Sì, sono conclusi con la visita del sindaco Andrea Scordella ai corsi di scuola tennis gratuita aperta a tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni organizzati dalla SD Circolo Tennis Silvi con il patrocinio del CONI Abruzzo Federtennis e degli enti di promozione sportiva WISP e ASI. I corsi rientrano all'interno di un progetto ben più articolato per l'avviamento e orientamento dei ragazzi per la pratica sportiva che coinvolgono la SD Circolo Tennis Silvi quale partner del CONI Abruzzo. Sono aperte le iscrizioni per il mese di agosto, tutte le info al numero di telefono 347 27 89 960. E questa è la nostra ultima notizia, i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.